Signore e signori, benvenuti nel canale. Siamo qui di nuovo per Pescara. Dobbiamo affrontiamo la Lazio, ragazzi. Sì, proprio la Lazio, una partita difficile. Non siamo ancora appunto giocando bene. Ho visto nel suo video che sono un po' deluso dalla prestazione. Oggi giochiamo all'Olimpico, non sarà semplice, sempre campione, mi raccomando. Proviamo, portare 3 punti. Deve avere qualche vabbè, problema, due shock nella batteria. Attenzione, Biglia che casca, colpo di Baerbeck. Io chiamo Baerbeck, non Baerbeck, Baerbeck. Tutte le carte in regola. Eh sì, si è infortunato. Mi dispiace veramente. Vabbè. Letizia, mamma mia, Letizia. Letizia, la mette Caprari. No dai, no, non mi può sbagliare questo, Gianluca, ma è allucina, ma cosa è sbagliato? Che può quel mancino, ma continua il tiki taka. Attenzione, Baldè del momento giusto. Baldè, guarda Baldè, Donnarumma, mamma mia, Donnarumma, il potere della luna. Traversone in aria. No, ma dai, come dormiamo in difesa? Incredibile, sto dormendo, guarda. No, ancora Donnarumma, incredibile. Grande riflesso, super qui. Pazzesco, guarda, dai, ancora uno, guarda. Va, adesso va, boom, boom. Mamma mia, incredibile. Ma dai, è allucinante. Sarà nuova. Fino a pieno tempo. E l'arbitro va tutti negli spogliatoi. Così poi 0-0 alla fine del. Occhio, Milinkovic dentro, Anderson, ma come la prende Donnarumma? E poi, mamma mia che luci, mamma mia, allucinante, allucinante difesa. Attenzione, basta, è bella per Immobile, campagnare rigore questo. No, non è rigore, non è rosso, è giallo. Abbiamo rischiato mucho. Munizione che mi sembra sacrosanta. Sì, Pierluigi. Interviene sul pallone, non c'è nulla. Ancora bella per Caprari questa. Dai Caprari, dai. Dai. Sì, questa è bella. Baerbeck, Baerbeck, Baerbeck col mancino. Baerbeck. Proprio lui. Proprio lui. Jean Christophe Baerbeck. Baerbeck, proprio lui francese, talentino puro. 1-0, vai. Sì. Lasagna. Tienila, mamma mia, sei veloce, lasagna, ma adesso è ancora più veloce, lasagna, bella, Caprari, la può chiudere, no, tira proprio in grande parata, super portiere, Caprari, e finisce qua, ragazzi, cominciamo all'Olimpico, cominciamo a Roma, contro Lazio 1-0, abbiamo sofferto, ma ci portiamo 3 punti, ma abbiamo tanto rischiato di perdere. Una grandissima prova del reparto difensivo. Sua generosità. Quindi Lazio Pescara, dove uccide Jean Christophe Baerbeck. Andiamo a seconda. E seconda contro il Torino. Speriamo bene, una bella partita, veramente. È tutto pronto, stadio 23 di maggio, non si è mai, ovviamente, per me la Adriatico. Buona partita a tutti. Pescara, guardate ragazzi, miglior difesa, ho subito 2, veramente bravi noi, bravi, ma secondo me abbiamo rischiato tanto. Oggi è un pochino di turnover perché sono stanchi ragazzi, bisogna partire e compagnia bella. Vai! Insieme al Torino, mamma mia, io l'ho visto già dentro. Mamma mia, Donnarumma. Chance importante della palla che filtra benissimo. Grande Donnarumma, il portiere a luna e si messo così il primo tempo. Male. Insieme ancora al Torino che sta giocando sempre molto più aggressivo. Noi stiamo veramente messi male come deve essere ancora gol. È nell'aria, zappa costa. Malissimo, vediamo cosa facciamo, difficilmente pareggiamo questa partita, non è da brutta. Va. Riprende il gioco dopo la Cocco, dai Cocco, dammi una Cocco la Biraghi.
sbaglia tutto, pallone che finisce sul fondo. Vai Pepe, ma forse è l'ultimo assalto Pepe. Nemusai, Nemusai, vai, bella per Manai, il tiro, no, il palo, incredibile, Pepe, Simone, Pepe, al 93esimo, forse anche oltre, Pepe, proprio l'ex Juventino la mette. Incredibile, non meritata ragazzi, non meritata, ma va bene così. Ma questa è una narrazione, ma dai, fuoco non prende il palo. Poi tanta fortuna, Pepe che si trova a porta vuota. Veramente. Dunque, ci portiamo a questo punto stretto a casa con il Torino, ma tanta difficoltà trovare il gol, cioè veramente abbiamo fatto poco in questa partita, veramente poco. 1-1, è stato mio questo veramente fischia, qua, adesso fischia, ecco, ha fischiato già, finita. Finisce la partita 1-1, adesso per il Torino, gol del Pescara. Godiamo, portiamoci il punto e facciamo l'ultima partita di questo video. Non sempre, e non so come giochiamo, ritiri la verità. Un'effettiva superiorità del gioco. Tutto pronto, Genoa Pescara, l'ultima partita, stadio nero che è Europa, stadio Ferais, qui c'è Milos Krasic capitano, c'è poi Pace, perché Atlanta, stiamo parlando di Genoa Pescara, va bene. Il loro almeno in queste prime giornate. Tutto pronto vero e proprio al Ferraris. Li ha portati a ridosso della zona Champions Cup. Lazovic. Vedremo se e quanto durerà. Ci sono metri a disposizione. Brugman, Letizia. Cercano col tic-tac. Bello. Mamma mia, Krasic. E poi per in due tempi. In due tempi per in grande, grande. Eccolo Milos, entra in area, e buono Milos! Perin la mette fuori, fuori, palla indietro Milos, niente. Spazzano via il pallone. Vede. Qua! No, la palla ancora Perin. Dice di no. Fine per il tempo, vabbè, 0-0, vabbè, vabbè. Krasic, no. Nulla di fatto, ma certamente adesso la pressione comincia a essere interessante. Mancano 20 minuti alla fine. No, è buona, no. No, mamma mia. Cioè, grande, guarda sta roba. Grande riflesso, super qui il portiere. Attenzione Lazovic. La mette. Mamma mia, no, no, sei di pallida. La Roma, il portiere della Luna. Il portiere della Luna. Oddio, mamma mia. Cosa ha preso? Cosa ha preso? Falciare il proprio avversario. In mezzo. Ma cos'è sta roba? Cos'è sto buco? Traversa il Genoa. Efficace qui l'intervento. Si guarda, salvataggio sulla linea e poi Genoa per la traversa. Il replay parla chiaro. Quanto cazzo di culo avete Genoa? In 20 minuti avete. Guarda, tutto a favore, guarda, proprio qua. E vabbè, dai, va bene. C'è il gol nell'aria, proprio nell'aria. Proprio allucinante. Vabbè. Caprari. Benali. E lo trova! Lo trova Jolly! Lo trova Jolly! Benali! 89esimo! La pareggiamo anche a Genova! Giustizia! Ma questo è meritatissimo pareggio! Cioè, dai, alla fine i conti sono chiari. 1-1. Se finirà così. Non c'è tempo più, non c'è tempo, 1-1. E dunque si chiude la partita sul risultato. Quasi la besta, ma poi vabbè, non il pareggio, anche se secondo me dovremmo stare un po' meglio per un tempo. Sì, sono riusciti a resistere. Ma un punto che va bene, va bene, va bene, va bene. Vabbè, finiamo qua col video. Io voglio ancora puntare in alto perché io veramente. Al top, ovviamente adesso faccio ancora queste cazzate qui ragazzi e poi basta. Noi ci vediamo al prossimo video e buona serata, bella.